Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora ragazzi, venerdì, siamo alle porte del weekend, io mi sto concedendo 2 o 3 giorni di pausa al mare, non vedevo il mare da un anno, no, in realtà ci sono andato a dicembre, voi vi direte ma che ce frega, infatti che ve frega alla fine dove sono io e cosa ho fatto, però giusto per condividere con voi, curiosità, 3 giorni di mare, insomma. Comunque, vabbè, adesso al di là di queste cose che voi giustamente ve ne frega niente. E allora, ragazzi, ieri sera ho fatto, ve l'ho detto, ho registrato il video molto tardi, il video che è arrivato questa mattina e vi ho anticipato che nel momento in cui stavo registrando la situazione era quella che vi ho descritto. Quindi chi ha visto il video, perché ho letto alcuni vostri commenti, no? C'è chi ha capito la situazione, c'è chi probabilmente legge il titolo e non guarda il video, che commenta senza sapere quello che succede. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, succederà ancora tantissime volte. Però, giusto per chiarire anche a quelli che non si sforzano di vedere il video, ma commentano solo con il titolo. Ieri sera io ho registrato il video di stamattina. L'ho registrato all'una di notte, quindi non l'ho registrato alle 8 di sera, l'ho registrato alle l'una di notte ed è andato online 6 ore dopo, alle 7 del mattino. Ieri sera è successo quello che ho raccontato, ma non è una notizia che ho avuto io, un'indiscrezione che ho avuto io, come può capitare alle volte di quello che vi racconto, ma è semplicemente quello che stava succedendo in quel momento. Io ho commentato quello che stava succedendo, quindi cosa stava succedendo? Stava succedendo che Beppe Riso è andato nella sede dell'Inter a parlare di tante cose, Oristanio soprattutto, il Venezia, Tesman, eccetera, eccetera, e poi lui, Beppe Riso, senza domanda, ha deciso di svelare che si era parlato anche di Buongiorno con l'Inter, quando tutti, e nel video di stamattina io l'ho detto, avevamo dato per scontato che Buongiorno fosse un giocatore del Napoli. Tanto è vero che se voi andate a vedere i miei video, io non ho mai parlato di Buongiorno all'Inter. Ho detto che all'Inter Buongiorno piaceva, ma che ormai Buongiorno era del Napoli e quindi non si poteva fare niente. Tanto è vero che quello che è successo ieri sera mi ha sorpreso tantissimo, perché a quel punto uno poteva pensare che fossero nati dei problemi con il Napoli e quindi l'Inter si fosse inserito. Quindi questo è quello che è successo ieri ed è quello che ho raccontato ieri, che è semplicemente quello che stava succedendo, che potevate leggere in altri canali, sui social, eccetera. Ho commentato quello che stava succedendo ed è il perché l'Inter sta cercando un difensore, ma che l'Inter stia cercando un difensore io lo dico da almeno 2 o 3 settimane. Quando si è fatto poi male Buchanan, ho rincarato la dose. Adesso stanno più o meno seguendo tutti quella linea, ma io cosa ho detto appena si è fatto male Buchanan? Ragazzi, hanno fatto i nomi di 40 esterni 1 minuto dopo l'infortunio di Buchanan. Io ho fatto un video su questo, hanno parlato di Perisic, di Marcos Alonso, di Cancelo, hanno parlato di tutti questi nomi qua e io mi sono permesso di dire, ragazzi, attenzione perché l'Inter con l'infortunio di Buchanan non andrà probabilmente su un altro esterno, ma andrà su un difensore centrale che fa il braccetto. Questo esclude il discorso Buongiorno, che invece era un discorso ed è un discorso legato a Acerbi De Vrij, quindi il regista centrale di difesa, non il braccetto. Il braccetto è una cosa a parte che riguarda l'infortunio di Buchanan, nel senso che prima c'erano 2 ruoli coperti da 4 giocatori, oggi con l'infortunio di Buchanan, almeno fino a dicembre 2024, rimane sulla sinistra un ruolo scoperto. L'Inter alza di Carlos Augusto, che è la cosa più logica, e va a cercare un braccetto di sinistra. Quindi che faccia il vice bastoni? E io ho fatto il nome di Hermoso, che invece al Napoli ancora non è andato. Allora, quindi questo è per fare il riassunto anche a chi scrive se ti sei aggiornato, è del Napoli, eccetera, eccetera. Io ieri sera ho semplicemente detto quello che è successo. Poi oggi è arrivata anche la notizia, credo che abbia dato Gianluca Di Marzio, che Buongiorno poi ha parlato con Manna tramite anche Beppe Riso, insomma hanno fatto un summit e hanno parlato probabilmente dell'offerta, dell'interessamento che c'è stato dell'Inter per il giocatore, ma il giocatore, come ho detto tra l'altro ieri sera, ha deciso di rimanere con gli accordi fatti con il Napoli. Allora, io ieri sera cosa ho detto, ragazzi? Ho detto, dipende da Buongiorno, nel senso che l'Inter ha fatto la sua offerta, lui non ha ancora firmato con il Napoli. Se Buongiorno decide di rimangiarsi gli accordi che aveva preso con Conte, De Laurentiis e il Napoli, allora a quel punto l'Inter ci può sperare. Se invece Buongiorno, che ha già un talks avanzato con la proprietà Napoli e con lo staff tecnico del Napoli, a quel punto non c'è nulla da fare, da dire. Cioè, quindi questa è la situazione che credo di aver descritto bene ieri sera, che poi stamattina siano arrivate
novità che ieri sera non c'erano, ragazzi, io non è che posso fare i video a ogni ora del giorno, ho bisogno di dormire un po' anche io. Comunque, vabbè, ragazzi, detto questo, l'Inter no, all'Inter non cambia però il discorso mercato. È sintomatico che l'Inter sia andata su Buongiorno. Questo vuol dire che l'Inter la squadra ce l'ha. Ma quando Marotta parla di dettagli, di imprevedibilità, ti sta facendo capire, e io questo l'ho sempre detto, ti sta facendo capire che va fatto qualcosa. Anche a livello economico si faranno degli sforzi. Infatti, Buongiorno, se avesse detto di sì, non sarebbe arrivato gratis, sarebbe arrivato tramite un esborso di 40 milioni di euro, perché quello è quello che lo sta pagando il Napoli, 35 più 5, insomma, più o meno quella cifra lì. Quindi quello sarebbe costato all'Inter Buongiorno. Qual è il punto? Il punto è che l'Inter è alla ricerca, e qui lo risottolineo, lo ridico perché non è la prima volta che lo dico, e quindi chi mi commenta, ma questo non è un discorso di essersi offeso, no, assolutamente no. Cioè, anzi, io leggo proprio per questo, perché quando uno sbaglia, quando uno giustamente vuole fare una critica, io leggo, io faccio, io ci provo anche a seguire le vostre critiche, quando però sono costruttive e intelligenti, nel senso che se uno guarda il video e sente quello che dico per tutto il video e decide di criticare per questo qui, io ascolto molto volentieri, perché non è che io ho sempre ragione o io dico le cose sempre giuste o il mio punto di vista è per forza quello giusto, assolutamente no. Sono qua su YouTube proprio per questo, per confrontarmi con voi che mi seguite, se no cosa servirebbe stare qua su YouTube e farmi seguire dalla gente? Nel senso, chi mi segue ha voce in capitolo, quindi io vi leggo e vi ascolto. Come vi ho ascoltato per il logo del canale, come vi ho ascoltato per la sigla, quando mi dicevate che di abbassarla, quando mi dicevate dei microfoni, io seguo quello che voi mi consigliate perché il canale lo faccio per voi. E quindi ogni critica che voi mi fate costruttiva per migliorare le cose, io le ascolto ed è anche così nei contenuti. Quindi quando non siete d'accordo io vi leggo e vi leggo anche stavolta. Però ci tengo che quando ci siano delle critiche si sia ascoltato il video, perché se no altrimenti io non posso accettare una critica o accoglierla o prenderla in considerazione se non si è ascoltati quello che ho detto. Quindi l'Inter, come vi stavo dicendo, ha a questo punto delle esigenze. Il difensore braccetto di sinistra. Hermoso piace molto. L'ingaggio purtroppo ad oggi richiesto più le commissioni sono alti e quindi bisogna capire un po' com'è la situazione, ma si insiste perché piace, finché è libero e si può provare. L'attaccante, perché Gudmundsson continua a essere, io ve lo dico da quanto tempo ragazzi che ve lo dico, che Gudmundsson è il mirino numero uno. Poi se si prende, se si riesce a prendere bene, se non si riesce a prendere perché non si spoltisce, amen. Però da mesi vi dico che l'Inter vuole fare cassa con Valentin Carboni e con Dumfries, se non rinnova. Dumfries dovrebbe rinnovare, quindi niente. Valentin Carboni è il prescelto per fare cassa e io ve lo dico da tantissimo tempo. E poi c'è il discorso, questo qua sì, un pochino nuovo, che riguarda Acerbi e De Vrij. Però, se vi ricordate, ho fatto un video, credo un paio di settimane fa, sui contratti in scadenza di Acerbi e De Vrij. Il video era proprio dedicato a loro due, con la scadenza di contratto 2025, giocatori entrambi di Pastorello, ancora contratti non rinnovati e silenzio tombale sui loro rinnovi. Adesso esce che l'Inter sta provando a prendere un difensore centrale al posto di uno dei due, con De Vrij che potrebbe essere in uscita in Arabia Saudita. Quindi lì arriva un altro campanello. Buongiorno, ormai ovviamente sembra ormai sfumato nel calciomercato, non si sa mai, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, però insomma, Buongiorno pare aver comunque deciso di andare avanti con il Napoli perché l'accordo ormai l'aveva trovato ed è giusto anche che si rispettino i patti a questo punto di vista, però l'Inter ci ha provato per un difensore centrale molto forte e quindi credo che ci proverà per qualcun altro. Si è fatto, adesso leggo, non sono robe mie, leggo il nome di Danso che piace molto, con un prezzo più o meno simile. Sicuramente si andrà a fare un po' di scouting. Se non dovesse riuscire il colpo grosso, bisogna vedere perché c'è Hummels libero, ma Oaktree non sembra vedere di buon occhio giocatori vecchi, 35 anni. Hummels che andrebbe a prendere il posto di un 33enne, 32enne, anzi De Vrij, che se va in Arabia lascia il posto libero. E cos'hai lì? Acerbi 36, Hummels 35. Oaktree non lo vedrebbe di buon occhio.
Attenzione, bisogna vedere. Sicuramente il mercato dell'Inter non è finito come si pensava, come dicevano Marotta Ausilio. Quando vi ho fatto i video in cui dicevo che Marotta Ausilio stanno raccontando delle bugie bianche, perché così. È così, il mercato dell'Inter non è per nulla finito. La fascia destra, la fascia sinistra o il braccetto, anzi, il braccetto di sinistra, l'attaccante, adesso anche il difensore centrale se parte De Vrij, con due giocatori in scadenza del 2025 di cui non parlava nessuno, io ve ne ho parlato 2 settimane fa. Attenzione, attenzione, io vedo che comunque, insomma, si sta muovendo e vediamo. Comunque è stato bello anche pensare che l'Inter potesse andare su un giocatore come Buongiorno, quindi cercare un giovane di costoso, ok, un po' come ha fatto con Frattesi, con Barella ai tempi, un giovane costoso in un ruolo che va svecchiato. Buongiorno non arriverà, 99,9%, ma si cercherà. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina, sabato, spero che l'orario sia sempre lo stesso qua, io ho orari differenti rispetto a quando sto a Milano, sono solo 2 o 3 giorni, però abbiate pazienza, se attivate la campanella non avete problemi perché comunque vi segnalerà quando il video esce, va online, mettete il pollice in su se vi è piaciuto questo video, commentate, mi raccomando ragazzi, dopo aver sentito tutto il video, e poi iscrivetevi al canale. Io vi abbraccio, vi voglio bene e sempre forza Inter. Ci vediamo domani mattina. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.